Buon pomeriggio a tutti, è il 25 di giugno, sono le 13:30, di nuovo in diretta Facebook dopo una giornata di ieri, quella di domenica, dove dopo, per la prima volta, credo dopo 3 settimane, non sono stato in diretta, ma eccomi di nuovo qui, tra l'altro nel ricordarvi tra l'altro di condividere sempre questi video e queste dirette, posso già dire che domani saremo in onda, quindi in diretta Facebook dalle ore 14:30, diciamo l'orario consueto. Torno a Roma questa sera perché domani siamo in aula e quindi evidentemente sarò a Roma, ma le 14:30 dovrebbero essere un buon orario, quindi torniamo, come dire, alle vecchie abitudini. Cominciamo immediatamente con la notizia del giorno, secondo me quella più rilevante, l'esito dei ballottaggi di ieri, che sono stati, diciamolo chiaramente, molto negativi. Qualche risultato positivo va ricordato sicuramente Ancona, dove c'è stata una bella vittoria della candidata di centrosinistra, Brindisi, a Fiumicino ha vinto Esterino Montino, il marito di Monica Cirinnà, sono molto contento di questo. Ricordiamo la vittoria anche nel terzo municipio a Roma, estremamente importante, significativa, anche perché Roma, naturalmente sappiamo, è governata dal Movimento 5 Stelle, quindi quella prova elettorale era molto importante. Ma è inutile nascondersi che le sconfitte in città importanti come Siena, Pisa, Imola, Ivrea, sono particolarmente significative anche dal punto di vista politico, perché naturalmente si trattava di città e di territori dove il centrosinistra ha sempre avuto una presa molto importante, non soltanto dal punto di vista politico, ma direi anche dal punto di vista, come dire, culturale, ambientale. Sono le città, i territori dove noi siamo sempre stati a nostro agio e dove perdiamo. Secondo me, per una particolare forza, in questo momento del centrodestra e della Lega, per una nostra particolare debolezza. Ma al di là del fatto che statisticamente forse si votasse ancora 100 volte, Siena persa per così pochi voti non ricapiterebbe, sarebbe, come dire, poco intelligente, sarebbe miope non mettere le mani in questa situazione, non analizzarla, non considerare questo come un punto di crisi molto importante e non agire di conseguenza soprattutto. Allora, è evidente secondo me che in questo momento, tolto appunto, fatta la tara rispetto alla luna di miele che il governo sta vivendo nei confronti del paese, dei mezzi di comunicazione e quindi del fatto, tra l'altro, della particolare efficacia di Matteo Salvini che sta monopolizzando la scena politica e sta, come dire, lanciando degli slogan che fanno molta presa, è chiaro che il Partito Democratico in questo momento è in grandissima difficoltà. A me, da parlamentare, naturalmente sembra che il gruppo funzioni e sembra che in aula stiamo facendo un buon lavoro, ma quello che più mi preoccupa è il partito, diciamo, fuori dalle istituzioni, quello appunto disseminato per i territori, quello fatto di tantissimi militanti che oggi, secondo me, sono abbastanza smarriti. Io vedo le domande che mi vengono fatte, che vengono fatte ad altri dirigenti che poi sono magari anche amici con i quali parlo durante le giornate. Le domande che ci fate sono sempre le stesse: che cosa succederà? Si fa un congresso, avremo un segretario, Martina resta reggente, oppure avremo un assetto più stabile. Sono domande secondo me assolutamente lecite. Sono domande che dobbiamo assolutamente, che io credo dobbiamo necessariamente affrontare. Perché in questo momento, io penso, guardate, lo dico con grande sincerità, i valori che rappresentiamo, le cose che fanno la sinistra per quello che è, che la identificano, sono ancora tutti di grandissima attualità. Io penso che, non so, il rispetto reciproco, l'inclusione, il principio, la solidarietà, il rispetto per le istituzioni repubblicane, il valore centrale del lavoro nelle nostre vite, nella vita della nostra comunità, della nostra nazione, dell'Italia, la responsabilità sociale dell'impresa, offrire opportunità. Più opportunità ai giovani, protezione a chi ne ha bisogno, sono tutte cose che sono fondamentali e che io credo siano ancora assolutamente rilevanti, che non sono sparite come d'incanto, dal tessuto della nostra comunità, dalla carne viva della nostra società, sono tutte lì. Però evidentemente c'è qualcosa che non va e io penso che molto dipenda dal partito in quanto tale, in quanto secondo me ci sono state una serie di punti di crisi che stanno diventando sempre più, come dire, purulenti in un certo senso, come se l'infezione non fosse curata e quindi peggiorasse. Una, io lo dico molto sinceramente, riguarda i rapporti anche personali e all'interno del partito. Noi abbiamo vissuto un clima di estrema litigiosità, di continua litigiosità, anche nei momenti in cui
un certo segretario aveva vinto le primarie, il congresso con il 70% dei voti, il partito ha sempre avuto almeno due linee politiche diverse e sempre pubblicamente. Dichiarazioni di importanti dirigenti del partito, magari governatori di regione, fatte contro il governo in carica, una vera e propria Babele, che io penso i nostri iscritti, i nostri militanti non abbiano assolutamente capito. In più una decadenza organizzativa, perché diciamoci la verità, io penso un partito debba fare fondamentalmente poche cose ma bene, debba fare militanza sui territori, debba fare elaborazione politica, debba selezionare le proprie classi dirigenti facendo anche formazione politica. Ebbene, questo il partito in molte parti d'Italia non lo fa. Io vivo a Milano, che è sicuramente un'eccezione, dove il Partito Democratico lavora bene, funziona bene e infatti fa anche buoni risultati, ma in molte parti d'Italia il partito non si può guardare. È un partito dove il tesseramento è sempre un problema, è spesso una conta fatta per risolvere conflitti di potere. È un partito dove spesso i candidati sono espressioni di vecchissime logiche, dove non c'è stato ricambio di classe dirigente, dove gli spostamenti di corrente sono all'ordine del giorno, per cui tu dovresti votare per qualcuno la cui storia però conosci e sai che ha attraversato tutto il partito senza nessun pudore. Allora, io penso che noi dobbiamo rimettere mano a tutto questo e farlo rapidamente, perché noi abbiamo un vantaggio che gli altri non hanno, è che siamo una comunità. Noi abbiamo un patrimonio di persone che si conoscono tra di loro e che si stimano. Noi siamo tutti, diciamo, io stesso, ma tutti i miei colleghi, siamo conosciuti da voi, veniamo nei circoli, ci fate le domande, ci conoscete, sapete chi siamo. E siamo anche un partito che ha un'enorme, ricchezza di contenuti, di buone esperienze amministrative, che però, per esempio, non mettiamo in rete, non trasferiamo. Le cose buone che si fanno a Milano non sempre arrivano in altri territori, perché noi siamo molto legati, siamo ancora un'organizzazione territoriale, anche in un secolo come questo, nel quale la distanza fisica non dovrebbe essere più un problema. Allora, io penso in questo momento, lo dico molto sinceramente, che dobbiamo andare a congresso. Nonostante tutto, perché una cosa da risolvere è la differenza di linea politica. È evidente che al di là di tutto il resto c'è chi pensa che noi dobbiamo andare più su una linea, per così dire, Corbyn, una linea sinistra tradizionale, e c'è chi pensa invece a una linea più, diciamo così, Macron, una linea più europeista, più liberal-democratica. Allora, un congresso è necessario per capire dove debba andare la barca, se debba andare verso un partito più corbiniano o un partito più macroniano, se volete dirla così. Ma una volta stabilita la linea politica, poi ci sarà da chiarirsi su alcune cose, secondo me, fondamentali. Uno, la civiltà dei rapporti all'interno. Se si vuole stare in un partito politico, chi perde il congresso lavora lealmente, poi ovviamente si organizza per vincere il prossimo congresso, ma oggi lavora lealmente per sostenere il Partito Democratico, la sinistra e la linea politica che sarà uscita vincente da un congresso democraticamente fatto. Poi bisogna riorganizzare il partito in modo molto rapido e farlo bene, ridarci un'organizzazione, come dire, rinforzare alcuni processi, per esempio, che ci servano a individuare i talenti che ci sono nel paese. Se c'è un giovane bravo dirigente che lavora in una certa zona, noi bisogna che lo sappiamo, bisogna farli crescere questi nuovi talenti. Invece oggi non lo facciamo, non li conosciamo, non li riconosciamo, meglio, magari li conosciamo ma non li riconosciamo, e questo è assolutamente importante. Quindi aprire molto a un gruppo dirigente più giovane di me, più giovane di quelli che oggi dirigono il partito, aprire molto decisamente alle donne. Io penso che noi abbiamo bisogno di una leadership che può essere poi di una donna o di un uomo, non voglio fare una questione di genere, però certamente che sia più femminile, più materna nel suo approccio, più capace di cucire, più capace di far sintesi, più capace di ascolto, più capace di unire che di dividere. Ecco, io penso che noi abbiamo bisogno di questo. Ripartire da temi che ci sono sicuramente congeniali: l'Europa, il lavoro, dicevo, la crescita sostenibile, il rispetto dell'ambiente, i diritti civili, la protezione di chi è più debole, ma l'opportunità per chi ce la fa. Tutte cose che ci appartengono in modo molto evidente, ma che oggi non siamo in grado, di comunicare. Un grande rinnovamento anche delle persone. Io penso che
una parte del nostro, diciamo, il nostro gruppo dirigente, salvo rare eccezioni, debba anche saper fare un passo di lato, se non un passo indietro, aprire a un nuovo gruppo dirigente che sia immediatamente, come dire, riconoscibile anche per un'impronta di novità. Io, guardate, sono sempre molto preoccupato perché in giro per il paese non vedo mai giovani alle riunioni del PD. Dobbiamo ritrovare un senso che ci consenta di diventare nuovamente attrattivi per i ragazzi. La militanza sul territorio, chiedere ai nostri iscritti cosa possono fare per le nostre comunità, cosa vogliono fare per le nostre comunità. Al partito si viene non soltanto per prendere, ma anche per dare. Mappare le nostre competenze, mettere in rete le persone che hanno interessi comuni. Possiamo fare tantissimo, bisogna farlo subito. Ripeto, probabilmente con un congresso perché c'è un problema di linea politica da risolvere, ma poi mettere mano, a quello che siamo perché i nostri valori sono lì, sono forti, ci sono ed è veramente un peccato mortale, metterli in un angolo, lasciarli dimenticare, lasciare il campo a chi invece fa, dei ragionamenti che sono inaccettabili. E lo dico subito facendo il primo contatto con le piccole cose che volevo dire in chiusura. Uno, c'è questo reportage, questo articolo di Marco Lignana su Repubblica di oggi che richiama una cosa che Roberto Saviano ha sollevato nelle ultime ore: i 50 milioni di euro che mancano dei fondi della Lega Nord. Dove sono? Roberto Saviano ha detto Restitution Day, chiediamo con forza che questi fondi vengano tirati fuori. Allora, per esempio, uscire dall'angolo e andare ad attaccare su un tema che ha a che fare con i soldi degli italiani, visto che il ministro degli interni dell'interno Salvini si preoccupa tanto dei soldi degli italiani, dove sono questi 50 milioni? Dovremmo chiederlo. E bene ha fatto Repubblica oggi a parlarne, non ne parla nessuno, bisognerà stare dietro anche ai mezzi di comunicazione di massa perché questo tema non esca fuori dall'agenda politica. Un'ulteriore cosa che voglio dire ha a che fare con gli esteri, sono due piccole notizie importanti. Una ha a che fare con l'Ungheria di Viktor Orbán. Non so se sapete, ma questo è il paradosso assoluto: Orbán ha messo fuori legge il musical Billy Elliot perché dice che fa propaganda, per l'omosessualità. Già il concetto di propaganda per l'omosessualità mi pare aberrante. Ma in realtà, guardate, questo è importante perché Orbán fino ad oggi si è caratterizzato per la ricerca di questa democrazia illiberale, come la chiama lui, di questa democrazia plebiscitaria, nella quale le maggioranze decidono per tutti e non c'è la garanzia per le minoranze. E Orbán se l'è presa con i migranti, se l'è presa con gli ebrei, se l'è presa, con i Rom, ed ecco che adesso spunta la propaganda omosessuale. Lo dico per dire attenzione a tutti, guardate che si comincia sempre stigmatizzando una minoranza e poi si continua allargandosi ad altre minoranze, perché se il tema è quello di trovare un capro espiatorio, qualcuno che è piccolo e non ha diritti e non ha la forza per difendersi, per individuarlo come il nemico delle masse, da lì si comincia, ma poi è una palla di neve, un effetto valanga che non si ferma più. E guardate, io mi aspetto presto che anche le nostre destre, anche il nostro Salvini, che se l'è presa con i migranti, se l'è presa con i Rom, presto se la prenderà anche con altre minoranze. Io so che la mia minoranza è tradizionalmente una delle preferite da parte di questa gente e quindi vedrete che andrà a finire così. Dovremo andare in piazza per la difesa di quelli che sono i diritti minimi della democrazia. E poi dite, mi si viene a dire che la sinistra non ha più senso. Ha senso, amici miei, ha molto senso. E poi l'unica buona notizia forse della domenica, che le donne hanno cominciato a guidare in Arabia Saudita. È una notizia, come dire, dal Medioevo probabilmente, però questo per dire che esistono ancora tante zone del mondo dove appunto si può essere donne e aver bisogno di un custode, come succede appunto in Arabia Saudita, non poter viaggiare, non poter fino a ieri neanche guidare. È una piccola luce che si accende in un mondo nel quale queste luci vanno via via spegnendosi. Io voglio celebrare questo accadimento, questo fatto, perché appunto mi sembra piccolissimo segno in controtendenza. Guardate, corrono brutti tempi, e non soltanto per questo, ma anche per questo, io penso che adesso riorganizzare la sinistra, far tornare, come dire, alla luce quei valori che ci uniscono e che sono ancora così importanti, sia di fondamentale importanza. Mi fermo qui. Vi chiedo di condividere ancora questo video che naturalmente resterà poi sul mio blog ivanscalfarotto.it, sulla mia pagina Facebook e su YouTube. Vi do appuntamento domani alle 14:30, vi racconterò anche come è andata la giornata in Parlamento. Vi aspetto numerosi. Ciao!
condividete e a presto. Ciao!